due aggettivi dell'evento, direi che è molto pratico, reale, rivolto a un futuro. Un'esperienza completa e istruttiva per tutti, sì. Mi ha colpito la semplicità dei relatori, hanno esposto le informazioni in una maniera pratica, anch'io che sono ignorante e neofita dell'argomento sono riuscito a comprendere tutto quello che hanno detto e mi è sembrato uno sviluppo piuttosto logico. Fare efficienza energetica non si può fare da soli. Senza gas è, diciamo, il nostro sogno. Bene, intanto grazie a tutti di essere venuti. E le domande che solitamente mi arrivano da voi o dagli installatori, dalle famiglie, è ok, mi piace un sacco l'idea di passare a tutto alla corrente elettrica, però se installo una pompa di calore riuscirò a riscaldare effettivamente tutti i giorni? Oppure ho una casa a radiatori, su internet si legge che sì, la pompa di calore è bellissima, ma va solo, funziona solo sulle case nuove e sugli impianti a pavimento. Non mi fido del fatto di collegarla a un impianto a radiatore. E la domanda forse ancora più importante è: ma quanto consumerà questa pompa di calore? Perché già mi arrivano bollette da 150 euro al mese e se aggiungiamo anche una pompa di calore mi arrivano veramente bollette stratosferiche. Poi, non potendo controllare questa cosa, una volta che ho fatto l'installazione e tolto la caldaia, magari mi porto a casa un debito per tutta la vita. Il sopralluogo avviene con un modulo dettagliato che dopo vi mostro. In fase di sopralluogo si fanno alcune prove. Ad esempio, io la chiamo la prova del 9. Per essere sicuri di far lavorare dei radiatori anche con la pompa di calore, nei periodi più freddi d'inverno, quindi da dicembre a febbraio, facciamo la prova del 9. Quindi, caro cliente, prima di spendere 15-20 mila euro su un impianto del genere, vediamo se funzionerà. Quindi, questa ad esempio è l'ultima delle pagine che esce, dove mese per mese viene indicato il fabbisogno termico in verde dell'abitazione, cioè quanta energia ha bisogno la casa per essere riscaldata, a prescindere che ci sia una pompa di calore o una caldaia. Quanta energia invece in blu viene resa dalla pompa di calore, ma soprattutto la rossa, quanta energia viene consumata dal contatore RL. Ciao. Come ti chiami? Luca da Vicenza. Ciao, io sono Adone Campanava. Ciao, Riccardo. Elena. Michele. Arianna Mozzo. Cosa cercavi dall'evento? Cercavo risposte. Non avevo ben le idee chiare e quindi l'evento mi ha chiarito alcune cose e spero che nel proseguo i relatori mi diano altre indicazioni sui dubbi che ho. Beh, già conoscevo, diciamo, i relatori, l'ingegner Trento lo conoscevo già un po', conoscevo quello che venivo ad ascoltare, sono anche io comunque nel settore della termoidraulica, quindi sono venuto più che altro per sentire cose nuove, aggiornarmi e comunque ribadire quello che già sapevo sugli interventi in questione, diciamo. Sono un installatore di impianti, cercavo l'informazione maggiore, sebbene che conosco già da Trento, in generale Trento, relativo al
stazione di Pompe di Calore sono interessato e devo dire che sono soddisfatto di essere venuto qui e aver speso questi soldi, perché per me sono una crescita continua della mia professionalità. Io abito in Friuli, provincia di Udine, e mi occupo proprio di ventilazione meccanica controllata. Abbiamo conosciuto tramite nostro papà Claudio e Marco della GMC e quindi siamo venute un attimino a capire diciamo come si può vivere senza gas e il plus che possiamo dare ai nostri clienti per dare un pacchetto completo a tutto quanto, insomma. Informazioni e dati certi per la mia professione. Per il lavoro che sto facendo, che proprio per questo mi occupo di tutelare le famiglie e di non usare più il gas. Abbiamo la possibilità di farlo e perché non farlo? Interessante. Due cose che ti hanno colpito da questo meeting? Beh, le risposte dei relatori sono date da tecnica e pratica giornaliera, quindi sanno di che cosa stanno parlando e vedo i miei stessi problemi che ho, ecco perché siamo due persone che hanno gli stessi problemi e cercano di trovare il risolvo per tutte e due le parti, loro che sono progettisti e tecnici, io che sono dall'altra parte e quindi ho bisogno di risolvere i miei problemi. Ma la facilità con cui vengono espressi i concetti, perché comunque all'interno della sala ci sono professionisti e quindi del mestiere, ma hai anche privati, quindi potenziali clienti, che però secondo me non vengono, come si può dire, non hanno la giusta istruzione da parte dei media, da parte dei social, vanno un attimino guidati verso queste scelte. Quindi l'ho trovata una esperienza sicuramente molto, come si può dire, istruttiva per entrambe le categorie. Mi ha colpito la semplicità dei relatori, hanno esposto le informazioni in una maniera pratica, anch'io che sono ignorante e neofita dell'argomento sono riuscito a comprendere tutto quello che hanno detto e mi è sembrato uno sviluppo piuttosto logico. Intanto la chiarezza, molto chiaro, ma adoro come persona Samuele, lo seguo sui social, su YouTube, mi arricchisce di informazioni e poi la preparazione anche della giornata è stata molto, ripeto ancora, chiarissima, che è la cosa fondamentale quando vai a comunicare con le persone. E, bello tutto. Bella, allora la semplicità della descrizione della relazione che fanno i relatori e anche l'esporsi loro come persone veramente interessate a quello che vogliono creare in Italia. Beh, la professionalità ovviamente, come già sapevo, però ho riscontrato di nuovo la semplicità e il parlare anche diciamo in maniera semplice, non con tante diciamo numeri, troppi diciamo metodi o quant'altro, che diventa troppo difficile da capire magari anche per la gente che non sa del mestiere, quindi, ecco. Due aggettivi per descrivere l'evento? Beh, è stato interessante innanzitutto e nello stesso tempo ci ha fatto capire anche come muoversi in un futuro e quindi diciamo soprattutto interessante. Costruttivo e molto interessante. Beh, interessante e penso anche innovativo, direi, perché non so, è semplice, diciamo, facile da capire, da capire. Semplicità, professionalità. Un'esperienza completa e istruttiva per tutti, sì. Due aggettivi dell'evento, direi che è molto pratico, reale e rivolto a un futuro, facendo pensare la gente a che cosa dovrebbero fare. Interessante, molto, e molto esaustiva, nel senso nelle alcune domande che avevo, oggi ho avuto le risposte, le giuste risposte. Contento di essere qui? Sì. Sì, contento. Molto, sinceramente molto, sì. C'è sempre tanto da imparare da tutte le esperienze. Molto contento. Molto.
contento, sì. Ma lo sapevo già, ero già certo di non buttare via il tempo, diciamo, questa mattinata. Certamente, sì. Lo consiglio a qualcuno? Senz'altro. Grazie mille. Certo, se dovesse capitare che mi sentono, perché no? Certo, volentieri. Grazie mille. Prego, salve. È certo che sì. Grazie mille, sai. Sì. A imprenditori in generale, perché sono degli strumenti che possono essere utilizzati nel rinnovo delle aziende, al pubblico, scuole, comuni soprattutto, e ai privati, perché il futuro è questo. Si andrà a spendere sempre meno, ma si deve spendere sempre meno per avere la casa, da poter gestire in maniera corretta. Ti ringrazio, sai. Grazie mille, arrivederci. Consiglio a tutti.